Buongiorno e buon sabato a tutti. Scusate, ma sono incavolato nero. Davvero, chi non vuole ascoltare questo video perché vuole trovare delle belle parole sul Milan, sulla bella prestazione, cambi subito. Perché sinceramente non è possibile che ogni volta il Milan perda punti in questo modo. Non è possibile, non è ammissibile. Stiamo parlando del Milan, campione d'Italia, che puntualmente in casa o anche fuori casa contro squadre tecnicamente inferiori perde punti. E perdi punti contro il Lecce, perdi punti contro la Salernitana, perdi punti contro l'Empoli ieri, perdi punti col Sassuolo, con la Fiorentina, con l'Udinese. Il Milan nel 2023 ha vinto 5 partite su 14. In campionato, solamente 5 partite su 14. Ma signori, in questo modo la Champions diventa difficile, la qualificazione in Champions. Io capisco che ieri il Milan probabilmente ha messo sicuramente più intensità, più voglia, soprattutto nella ripresa, per provare a scardinare quel muro toscano. Ho visto nella ripresa un Milan più voglioso, più cattivo nel provare a trovare la via del gol. Ma alla fine il risultato qual è stato? 0-0. E ancora una volta stiamo parlando di difficoltà da parte del Milan di vincere queste partite. La stagione del Milan quest'anno è stata una stagione altalenante, una stagione di alti e bassi. Vinci una partita, ne pareggi due di fila. Ne vinci un'altra e ne perdi altre tre. Ripeto, nelle ultime 5 partite, ultime 5, il Milan ne ha vinte solo una, quella col Napoli per 4-0. Poi ha pareggiato ieri con l'Empoli, ha pareggiato con la Salernitana, ha perso con Fiorentina e Udinese. Ma di questo passo dove si va? È il fallimento delle seconde linee, il fallimento dei giocatori che entrano dalla panchina. Perché il Milan, purtroppo, e sottolineo tre volte purtroppo, deve giocare solo ed esclusivamente con 13-14 giocatori. Se si tolgono quei 13-14 giocatori e si comincia a fare una rotazione un po' più ampia, succede questo. Perché? Perché il Milan ha una qualità notevole nei suoi 11. Quando giocano bene, quando giocano con intensità, appena si mettono dentro le alternative, i panchinari, per dirla in maniera terra-terra, i sostituti, si crolla, si va verso il basso, crolla la qualità della squadra e si è visto nella produzione offensiva nel primo tempo. Primo tempo che tutto sommato il Milan ha anche avuto un'occasione molto importante con Rebic. Dopo 13 minuti ho rivisto quella palla, bellissima palla da parte di Saelemaekers, con Rebic che scatta sul filo del fuorigioco, arriva davanti al portiere e si fa parare il tiro. E quello già un presagio. Poi, tra l'altro, non vi dico le sensazioni che giravano già nell'aria ieri, quando abbiamo capito che il mister aveva intenzione di cambiarne 5 su 11, ovvero la metà dei giocatori di movimento. Mettere dentro contemporaneamente in attacco Pobega, Rebic, Origi e Saelemaekers. Voi sinceramente mi dovete spiegare chi è che può segnare. Poi abbiamo visto che durante la partita, alla fine, Pobega ha arretrato il suo raggio d'azione, ha giocato a centrocampo insieme a Tonali, davanti ha giocato Brahim, scusate, davanti ha giocato Bennacer sulla tre quarti, deludente anche lui. Ma chi è che la butta dentro? Chi è che segna? Si sapeva che andava a finire così, per me era già scritto questo pareggio. Poi la si poteva sicuramente sfangare con un colpo di testa come è stato quello di Giroud nel finale, con un rigore, con una deviazione in area di rigore, ma solo così il Milan poteva vincere la partita di ieri con quella formazione iniziale, perché Rebic e Origi sono questi. Lo hanno dimostrato nel corso di questa stagione. Non sono giocatori purtroppo affidabili per condurre e per portare sulle spalle una squadra. Origi, tra l'altro, è stato
fischiato la sua uscita dal campo. Non mi ricordo da mesi dei fischi così assordanti per un giocatore. E vuol dire che ha urtato anche la sensibilità dei tifosi, che allo stadio si sono stufati di vedere un giocatore che sbaglia tutto quello che si può sbagliare. È il tacco in aria, è l'appoggio sbagliato al compagno, il cross sbagliato, il colpo di testa mancato. Ragazzi, qui bisogna centrare l'obiettivo Champions League, bisogna avere un po' più di cattiveria. Rebic la stessa cosa, non segna da mesi e poi ti fa queste prestazioni. È ovvio che poi il tifoso dice: ma allora, perché cambi? È vero che mercoledì c'è la Champions League e qualche sostituzione bene o male andava fatta, ma è la prova evidente che questo Milan o gioca con i titolari oppure purtroppo deve perdere punti con il Sassuolo, con l'Empoli, con il Lecce, con la Salernitana, con l'Udinese, con la Fiorentina, perché le seconde linee e i sostituti dei titolari sono questi. La qualità si abbassa, non riesci a segnare e sei costretto a perdere punti. Due punti con l'Empoli, gli altri li abbiamo elencati. Insomma, questo è il destino del Milan in questa stagione. O sei costretto a giocare al 100% dell'intensità, della ferocia, della cattiveria con i titolari, o perdi punti con i sostituti, soprattutto se effettui un turnover massiccio. Io non vedo altre alternative, altre strade. Ormai mancano 9 partite di campionato da qui alla fine della stagione. Bisogna provare a portare in porto questa qualificazione benedetta in Champions League. Fortunatamente per il Milan, ieri ha pareggiato anche l'Inter. Milan e Inter quest'anno stanno andando a braccetto, a chi fa peggio, fanno la gara a chi fa peggio. La Lazio è sempre davanti, la Roma e l'Atalanta possono agganciare Milan e Inter o scavalcarle, ne dipende poi dai risultati. Insomma, tutto ancora compromesso. E cosa si diceva prima della partita? Si diceva che la vittoria con il Napoli assumeva un valore importante solo se ieri il Milan vinceva con l'Empoli. E ovviamente il Milan non ha vinto con l'Empoli, perché quest'anno va così, alti e bassi. Ne vinci uno, ne perdi due. Ne vinci due, ne perdi tre. Non c'è continuità nei risultati. È quello che manca al Milan. Perché poi Pioli a fine partita dice: la prestazione mi è piaciuta, abbiamo messo intensità, la palla però non voleva entrare. Bene la prestazione, male il risultato. Voglio anche dare ragione al mister, perché secondo me nel secondo tempo il Milan ha messo tanto in campo, però alla fine è il risultato che conta, e conta il risultato. Quindi se non vinci tutte queste partite nel 2023, vuol dire che non va bene, c'è una costruzione della squadra deficitaria, purtroppo è così. O giocano i titolari oppure si fa questa fine. E quindi le responsabilità sono sì dell'allenatore, ma secondo me anche responsabilità sono di chi ha fornito all'allenatore una serie di giocatori che purtroppo, quando vengono chiamati in causa, non danno garanzie. Origi e Rebic sono i sostituti di Giroud e Leao. Non è possibile che ogni volta che giocano questi due giocatori, tra l'altro insieme, mi ricordo a Cremona con la Cremonese 0-0, stiamo parlando di un pareggio contro l'ultima in classifica 0-0 per il Milan campione d'Italia, 0-0 in casa della Cremonese, succede questo, stessa cosa. Quindi il riassunto di tutto: brutta delusione, vera delusione contro l'Empoli, con la speranza che ora il Milan in queste ore possa mettersi alle spalle questa brutta delusione, perché ho visto anche un Tonali deluso, molto deluso a fine partita, lui che ha messo tutto in campo, a fine gara si è messo le mani sul volto per dire: abbiamo pareggiato un'altra partita, stessa cosa Giroud, abbiamo pareggiato un'altra partita. E quindi bisogna pensare ora alla Champions League col Napoli e alle altre partite di campionato. Poi è anche vero che ci sono stati degli episodi arbitrali, parliamo anche di questo, perché bisogna mettere tutto nel calderone o comunque sul banco degli imputati. Gli episodi arbitrali al Milan assegnano un gol per una rete di Giroud
e poi gli viene tolta per quel tocco sulla spalla, sul braccio, lì poi non si capisce benissimo, le immagini non sono molto chiare, e poi c'è un rigore su Teo Hernandez, nessuno ne parla, nessuno dice niente, magari se succede ad altre squadre si fanno le ore di trasmissione, si fanno i dibattiti, si fanno le moviole nei dettagli. Ieri episodio su Teo sparito, completamente sparito. Mettiamoci anche questo in conto, no? Perché giustamente si parla di un Pioli che forse ha abusato del turnover, si parla di seconde linee non all'altezza, ma parliamo anche di arbitraggi e del fatto che al Milan non viene dato un rigore da mesi. Ormai i fischietti si dimenticano quando si va in area avversaria del Milan. Mettiamo tutto in conto. Comunque ci vediamo nel pomeriggio. Scusate per insomma il video un po' più forte, un po' più uno sfogo, però ecco, i risultati questa stagione fino ad ora in campionato per il Milan sono deludenti. I fatti dicono questo, noi guardiamo i fatti in maniera oggettiva. A presto.